Com'è che il Timorasso è entrato in un film? È entrato in un film perché il Timorasso, come il vino in senso generale, fa parte della società e della cultura, e questo film era obbligata una bottiglia di vino. E quando ci è stato proposto da Charlie Bergaglio, mi sono sentito con Carlo Volpi, vicepresidente del consorzio di Colli Tortonesi, e abbiamo ritenuto che grazie a questo vitigno potevamo parlare non solo delle nostre cantine, non solo delle nostre vigne, ma far parlare tutto il territorio, dalle pesche di Volpedo al tartufo bianco che si ottiene nei nostri boschi e i funghi, piuttosto che gli altri prodotti. Quindi questa è stata la volontà. Non dimentichiamo poi che abbiamo anche 1500 ettari di Barbera, che per adesso sono ancora esitate, sfuse sul mercato nazionale, ma vorremmo portarlo in bottiglia perché vogliamo che la gente torni nelle vigne per sorridere. Con Walter ci eravamo sentiti ad un salone del gusto, credo già nell'altro millennio, ancora nell'altro millennio, e parlavamo di Timorasso. E allora com'è andata la storia in questi ultimi 20 anni che non ci siamo visti? È andata per adesso in una certa maniera che preferisco enunciarvi con i numeri. Quando ci siamo conosciuti esistevano 2 ettari di vigna di Timorasso. Uno era mio e l'altra metà era di Andrea Mutti e di Paolo Poggio. Oggi ci sono 105 ettari di Timorasso piantati e siamo 40 aziende agricole che ruotiamo intorno a questo vitigno. Il Timorasso, tra me e le altre aziende, l'abbiamo messo pochino, perché in totale facciamo 400.000 bottiglie all'anno, quindi pochino in tutti i continenti, ma soprattutto è sulle carte di vino dei ristoranti importanti, nelle enoteche. È anche, mi sia concesso un po' di sano protagonismo, messaggero delle cose rare dell'Italia, perché l'Italia è brava a fare le cose quantitative, ma è fantastica fare le cose di nicchia, le cose autoctone. Ecco, è un messaggio importante perché grazie al vino riusciamo magari a dare più forza ai nostri formaggi, più forza a quell'agroalimentare che in patria è un po' violentato, per non dire vessato, da un sistema di promozione. Ma non dimentichiamoci che il grande, cioè le cose artigianali, promuovono anche il grosso, cioè le cose industriali. E artigianato e industria devono andare avanti sempre, non dimenticandoci la centralità di quella Cenerentola italiana che farà diventare l'Italia la principessa del mondo, che è l'agricoltura. Perché senza agricoltura etica non si va da nessuna parte. L'agricoltura bisbetica non ci deve più appartenere. L'agricoltura patetica, lasciamola a quella che sono venuti prima di noi. L'agricoltura epica l'abbiamo fatta noi, ritorniamo semplicemente all'etica. Avete capito perché io me lo ricordo Walter da così tanta distanza di tempo? Perché i suoi discorsi conquistano. Timorasso, che è un vitigno autoctono, adesso ha il suo giusto posto anche sulla tavola di un grande film come quello di Veronesi, Non è un paese per giovani. Se volete venire a vedere la sorgente del Timorasso, cioè i Colli Tortonesi, vedete un territorio di quasi 50 comuni amministrativi tra il Po e l'Appennino a cui manca nulla, soprattutto non manca l'aria buona da respirare e magari qualche rustico da acquistare. Non faccio l'immobiliarista. Grazie Walter.